Eccoci qua, buongiorno, siamo nuovamente insieme, sono Francesco Lamanno, aiuto centinaia di parrucchieri, imprenditori liberi professionisti a sviluppare il loro business, a fare profitti e a portare le loro aziende online. Bene, oggi di cosa parliamo? Dell'importanza della landing page per fare nuovi clienti. Perché? Perché che si tratti di un negozio fisico, che si tratti di un libero professionista, che si tratti di un imprenditore, oggi più che mai è diventato importante acquisire nuovi clienti. Perché? Perché il grado di fidelizzazione si è notevolmente abbassato, c'è una parcellizzazione incredibile dell'offerta in quasi ogni settore merceologico, quindi diventa importante riuscire ad acquisire nuovi clienti. Come lo facciamo? Lo facciamo con un funnel che utilizza come strumento di acquisizione di un contatto, attenzione, non del cliente, la landing page. Quante volte vedo delle pagine di siti web che devono essere accolte, utilizzate come pagine di atterraggio, perché quello è il significato, no? Pagina di destinazione, pagina di atterraggio, ma in realtà sono semplici pagine di un sito. Ma quante volte mi è capitato di vedere delle sponsorizzate, delle ads, sia su Facebook sia su Instagram, clicco, vengo trasportato nella pagina di destinazione, in realtà è una semplice pagina, tristissima, ha un modulo di contatto, cioè ma ragazzi, ma con quella roba lì cosa pensate di fare? Pensate di acquisire contatti? No, non funziona così. La landing page è davvero una pagina di vendita, dobbiamo incominciare a chiamarla, viene chiamata anche sales page, alcuni diranno ma esiste la squeeze page, la sales page, sì va bene, ok, evitiamo di fare troppi pignoli quando poi non siamo nemmeno capaci di impostarla una landing page, non siamo capaci di costruirla e quelle che realizziamo non convertono assolutamente niente, ok. Quindi, caratteristiche di una landing page. La landing page deve avere una call to action ben definita. Una ne deve avere, non 10.000. Ok? Lascia qui i contatti, lascia qui i tuoi dati. Prima cosa. Se abbiamo già 3 o 4 call to action, allora confondiamo l'utente. E questo è un aspetto. Non deve avere né intestazione né via di pagina. Per quale motivo? Perché se un utente viene dirottato lì, da lì deve uscire solo o col fatto che ci ha lasciato i dati oppure andandosene via. Se lasciamo via di pagina e intestazione, probabilmente clicca nel menu dell'intestazione, va in altre sezioni del sito, abbiamo belle che è perso quel lead. Quindi deve essere finalizzata all'acquisizione del dato e l'utente deve arrivare lì per lasciare i suoi dati. La landing page deve avere una struttura a livello copy ben definita. Mi spiego meglio. Non è una pagina che dice ok, ciao, sei arrivato qui, c'è il tal servizio, vieni, te lo offro. No, quella è una strozzata. Occorre una promozione forte, ok? Una promozione, uno sconto, un coupon, un omaggio gratuito, altrimenti l'utente non ci lascia il suo contatto. Perché dovrebbe lasciarci i dati, numero di telefono, mail? Per quale motivo? Ma mi sembra abbastanza logico. Quindi, no, casino di clienti, Frank, non voglio lasciare omaggi, non voglio fare sconti. Ecco, tutte queste cazzate che vi mettono nella testa. È fondamentale nell'ambito di una landing page
dare qualcosa all'utente, dare qualcosa all'utente. Se non diamo niente all'utente, questi non ci lascia il contatto, quindi abbiamo buttato via tempo, soldi, costi di realizzazione, costi di pubblicità. L'offerta deve essere specifica su un prodotto, un servizio. L'offerta deve essere limitata nel tempo, quindi principio di scarsità. Solo per, non so, i primi 30 utenti, i primi 27 utenti, i primi 47 utenti. Perché? Perché secondo quello che sono le dogmi della persuasione stabiliti da Robert Cialdini, se un bene è scarso, l'utente sarà più incline a fare un'azione. Occorre un incentivo, quindi uno sconto, un coupon, un omaggio, per il principio di reciprocità. Noi forniamo un'offerta, una promo, l'utente sarà più incline a svolgere quella determinata azione. Ok? Ma non è finito qua, Dobbiamo subito, appena realizziamo la landing page, innanzitutto indicare il nostro logo aziendale. Perché? Perché l'utente che arriva, l'internauta, deve avere ben chiaro nella testa qual è il brand in cui è andato a finire, di chi si sta parlando. Occorre poi tutto un sistema, ci sono varie tipologie di landing page, occorre un copy ben definito. Ok? Io ad esempio ne uso uno che funziona benissimo, sia per me, sia per le aziende che seguo, sia anche per i clienti, diciamo come store, ma anche come imprese, distributori e quant'altro. Indicare subito la soluzione in cima alla landing page è una domanda. Stai cercando la soluzione per il dimagrimento? Benissimo. Scegli, che ne so io, sciogli pancia, vabbè, rimanendo in tema della Vanna Marchi. Perché? Perché siamo poi indicare subito sotto l'elemento distintivo, quindi torniamo ai soliti discorsi. Qual è la unique selling proposition? Quindi scegli il nostro sciogli pancia perché è l'unico sistema che ti permette di dimagrire in maniera regolare, vabbè, sto inventando. Poi dopo, a fianco a questa forte promessa, questa forte unique selling proposition, occorre indicare la foto del prodotto, l'immagine del prodotto, l'immagine del servizio. Andiamo avanti, sotto ancora, sotto questa parte, occorre indicare perché funziona. Perché funziona? Funziona perché ha una serie di estratti, una tecnologia innovativa, estratti vegetali, ti permette di seguire un regime, va bene. Quindi un elenco con dei bullet point nel quale si elencano tutte queste caratteristiche distintive. Scusate che c'ho il sole in faccia, mi dà fastidio, poi il video non viene bene. Dicevo, indicare tutte queste caratteristiche, quindi perché funziona, perché dovresti usare proprio lo sciogli pancia, quindi devi usare lo sciogli pancia perché è un prodotto collaudato, perché è una vita che c'è, perché ha queste, e vai avanti. Chi sei tu come azienda? Perché un'altra sezione è perché dovresti comprare questo sciogli pancia. Scusate, perché proprio questa azienda, perché dovrebbe comprare da te? Quindi, perché siamo l'unica azienda leader nel mercato che fa ricerca universitaria, non lo so, sto inventando. E anche lì mettete giù tutta una serie di argomentazioni che siano convincenti, ok? Quindi perché dovresti comprare proprio lo sciogli pancia, perché? Perché funziona, perché si dovrebbe comprare da voi, e poi potremmo ancora andare avanti, almeno
tutto quello che è la parte dei testimonial. Per quale motivo? Proprio per il motivo che indica Philip Kotler, scusate ma siamo in galleria, come vedete qua si va a braccio, si va in maniera del tutto naturale, senza artifici, ok? Dicevo, come dice sempre Philip Kotler, oggi come oggi, un utente, quando una persona, quando cerca dei consigli per acquistare, vuole avere un responso da parte di un'altra persona, quindi è necessario, è assolutamente necessario inserire delle recensioni, delle recensioni che attestano la bontà del prodotto, che attestano il fatto che del servizio che è già stato utilizzato, che la vostra azienda è seria e che funziona, con possibilmente nome, cognome e foto, altrimenti solo ed esclusivamente la recensione. È importante fare degli screenshot, quella che è le recensioni della pagina di Facebook, le recensioni di messaggi che vi sono stati inviati, della pagina di Google My Business, d'accordo? Bene. A questo punto, all'interno della landing page, vero che ci vuole solo una call to action, ma l'esperienza mi ha insegnato, dopo decine, centinaia di migliaia di euro spesi in pubblicità, che è importante anche inserire un numero di WhatsApp, numero di telefono, con un bottone specifico, con Elementor lo potete fare, tra l'altro Elementor è il miglior page builder per la costruzione di landing page. Vi lascio in descrizione un coupon per l'acquisto, come hosting, perché vi serve un hosting, vi serve un CMS che è WordPress, un page builder che è Elementor, vi consiglio Astra come tema, e anche lì vi lascio in descrizione un coupon, e SiteGround, che è un hosting che vi dà sicurezza. Perché una volta che voi mettete in piedi tutto questo casino di diciamo strumenti, è necessario che funzionino, è necessario che tengano nel tempo, è necessario avere assistenza. Voi con SiteGround avete assistenza 24 ore su 24 in chat, torniamo a noi, ed è istantaneo. Quindi un numero di WhatsApp, un numero di telefono che sia contattabile, ragazzi, ma non che il potenziale cliente vi chiama e non risponde nessuno. Bisogna avere un numero che sia disponibile praticamente tutto il giorno, non dico 24 ore su 24, ma quasi. Occorrono dei venditori telefonici. Perché? Perché se voi avete un e-commerce low ticket o con brand di stralusso, vabbè, di abbigliamento può anche andare bene. Ma se voi vendete servizi, siete un'azienda di servizi, avete ad esempio, vendete prodotti, avete una rete commerciale, in questo caso, se lavorate con il B2B, se non avete un venditore telefonico, con quel contatto non ci fate proprio niente. Questa cosa purtroppo gli imprenditori non la capiscono. Cioè tu imprenditore non la capisci questa cosa. Allora te la spiego meglio. Il sistema automatizzato, con la landing page, col funnel, con tutta la parte di autoresponder che manda le mail, che adesso vedremo, non è che funziona da solo per vendere. Ci vuole poi un uomo, una persona, venditore telefonico, un venditore oppure, che prenda il contatto, lo chiami, vada da lui, lo conforti, oppure faccio una trattativa telefonica, chiuda l'ordine. L'ordine non si chiude da solo così, eh. Cioè, ma questa cosa non l'avete capita, santa Madonna. Io ne seguo tanti di voi, ma su questo proprio non vi entra nel cervello. Avete l'idea che la macchina deve fare tutto da solo, addirittura non volete neanche chiamare il numero di non volete neanche chiamare i lead una volta che li acquisite, cioè mandate le mail, ma ragazzi, non è una cosa possibile questa qua. Cioè, dovete lavorare seriamente, dovete smetterla di lavorare in maniera
ridicola sul web. Non è opinabile il fatto che il lead vada contattato, se no resta lì. Ok, quindi possibilmente un dei bottoni con animazione sui quali, una volta che si digita, si apre un modulo di contatto, una volta compilato rimanda a una thank you page, quindi una pagina che dice una frase di questo tipo: complimenti, hai completato correttamente l'inserimento dei dati, a breve riceverai la mail. Ecco, a questo punto voi dovete, non è che materialmente voi siete in giro come sono io, no? Avete un'impresa, avete una società, avete dei business, non è che adesso io sono le 8:40, non è che mi metto lì, mi arrivano i lead, anche a me arrivano i lead, non è che mi metto lì, ciao, allora grazie per avermi, che non funziona così. Dovete avere un autoresponder. Che cos'è un autoresponder? Un autoresponder è uno strumento collegato alla landing page che, una volta ricevuti i contatti, manda automaticamente delle mail. Manda una mail di conferma dell'iscrizione, registra il contatto, acquisisce il contatto, vi fa anche del gestionale. Perché altrimenti, signori, non andate anche lì da nessuna parte. È vero che una volta che avete il contatto dovete chiamarlo, ma occhio, immediatamente l'utente vuole una risposta, vuole essere confortato del fatto che è andato a buon fine questa iscrizione, se no avete belle finito. E poi successivamente dovrebbe essere collegata, ma la vediamo in un altro video, una serie di mail che possano andare a informare il cliente su quello che fate, dargli valore e possibilmente poi andarlo a chiudere. Ma torniamo al dubbio. Quindi questa è una landing page, adesso ve l'ho semplificata. Ci possono essere casi studio, spiegare chi siete voi in qualità di titolare dell'azienda, cosa avete fatto. Più è lunga meglio è. Quante volte seguo imprenditori, ma Frank, madonna, una pagina lunga così, ma che palle. Allora non vuoi sbatterti, lascia perdere, non far più niente. Tanto, voglio dire, nessuno ti obbliga, non è che ti puntano la pistola alla tempia e ti dicono che tu devi fare landing page, devi fare online marketing, occhio. Se invece lo vuoi fare, devi farlo in maniera seria, devi farlo in maniera adeguata. Cioè, ci siamo, e questo è il punto, altrimenti parliamo del nulla, signori, parliamo assolutamente del nulla. Quindi, landing page con, ricapitoliamo, anzitutto una landing page, deve essere molto leggera, deve caricarsi in meno di 3 secondi, perché se la landing page è pesante, tempo che l'utente apre questa landing page, aspetta 3, 4, 5 secondi, 10 secondi, ha già belle chiuso, avete già belle perso il lead. Queste sono tutte chance che buttate nel cesso. Non so se ve ne rendete conto. Poi mi chiamate, madonna, va male, abbiamo un calo degli acquisti, meno ordini. Grazie al cazzo, scusate, non fate niente. Poi un'altra cosa, landing page e lead generation. Stiamo parlando di landing page, ma lead generation va, è una strategia che va abbracciata. Ma avete delle aziende, avete dei venditori, ma vi volete ficcare nella testa che se voi non gli date una mano a generare dei contatti, fatturato non sale, non salgono i vostri profitti? Ma non è che la gente è Dio onnipotente che arriva e prende una zona e vi fa milioni e milioni di euro, e non funziona così, non funziona così, ragazzi. Cioè, l'azienda dal canto suo deve metterci anche un po' di marketing, magari lo fate, magari siete bravissimi, ma la stragrande maggioranza degli imprenditori che seguo io, che sento io, non fa queste cose. Ma sì, tanto ci sono gli agenti, ma ci sono gli uomini, ma queste reti vendite aggressive, virulente, cioè da sole, non stanno più in piedi. Ma io ve lo dico perché io faccio il venditore, sono sul campo e la vedo questa cosa, vedo qual è il turnover all'interno del mio settore e degli altri settori, vedo la difficoltà che c'è tutti i giorni. Nonostante sia scafato, tanti anni che faccio questa professione, nonostante sia
facciamo un'eccellenza, miglior venditore da 3 anni di fila della Schwarzkopf, che è testa nera, ragazzi, ma è dura. Dategli una mano, ma non è che date una mano ai ragazzi, date una mano a voi, che aumentate, incrementate i profitti, perché date ai vostri, alla vostra rete vendita, un lead che è potenzialmente interessato. A quel punto, un venditore bravo, nella stragrande maggioranza dei casi, un 65-70% dei casi, ve lo chiude, ma ve lo dico, perché è così. Quando mi è arrivato un lead che era potenziale, che ha chiamato lui, l'ho chiuso, non voglio fare il gradasso, ma al 90% dei casi ho chiuso l'ordine, e tanti sono clienti che mi porto avanti ancora adesso dopo anni. Quindi questo dovete fare. In più, qual è l'altro aspetto? L'aspetto è che bisogna formarsi, bisogna studiare, quindi non avete voglia di ingaggiare delle agenzie, no? Benissimo, studiate voi, fate formazione, studiate in accademie di livello. Per questo motivo io vi consiglio di fare una prova gratuita, vi lascio una prova gratuita, perché ho questa opportunità da darvi, su oltre 200 corsi dedicati al marketing, online marketing, digital marketing, social media marketing, Facebook Ads e Instagram Ads, tutto quello che volete. Ve lo lascio in descrizione, avete una prova gratuita, potete testare il valore di quello che è questa Academy, e poi se vi piace potete continuare, ci sono vari pacchetti, potete scegliere, d'accordo? Però è fondamentale formarsi. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata di lavoro.